Ciao a tutti, vi do un caloroso benvenuto sul mio canale YouTube. Oggi, come vedete sul tavolo, abbiamo un filato davvero molto sfizioso. Utilizzeremo i ferri del 4, un marcapunto e il filato in questione che andremo a utilizzare oggi è un cordonetto salmone, colore salmone. Una rocca contiene 200 grammi. La composizione è 80% cotone, 20% acrilico, ci sono ben 200 grammi e consigliano il ferri dal 2 al 3 e l'uncinetto del 2. Quindi molto sfizioso, ha la particolarità di avere, vi faccio vedere il capo giusto per, guardate, non è tutto un colore unico, ma delle striature bianche che lo rendono veramente pazzesco. Quindi oggi utilizzeremo le due rocche contemporaneamente, perché il filato è molto fine, quindi lo utilizzeremo a due capi per lavorarlo con i ferri del 4. Se volete lavorarlo a un capo solo, quindi a una con una rocca, vi consiglio di seguire le indicazioni del filato, quindi utilizzare massimo il numero 3 del ferro. Iniziamo subito con la realizzazione dell'avvio delle maglie. Il nostro avvio sarà formato da 4 maglie, quindi andiamo a prendere il nostro lavoro e andiamo ad avviare 4 maglie, 2, 3 e 4. Una volta formato le 4 maglie, giro il mio lavoro sul rovescio e vado a realizzare il mio punto. Quindi vado a passare la prima maglia al rovescio, in questo modo, senza lavorarla, e vado a lavorare le altre a diritto, perché qui dobbiamo iniziare semplicemente il lavoro. L'ultima al rovescio. Allora, in pratica, la prima sarà di vivagno e l'ultima sarà di vivagno. Le parti interessate, queste sono le due maglie centrali. Giro il mio lavoro sul dritto e vado a iniziare il punto di lavorazione, quindi il diagramma. Considerate che sarà molto semplice, sarà una ripetizione che dovete ripetere, però man mano vi faccio vedere. Allora, all'inizio faremo soltanto gli aumenti, quindi andiamo a fare la prima la passo senza lavorare, la seguente la lavoro a diritto, poi faccio un gettato diritto, una maglia dritto e l'ultima a rovescio. Quindi l'aumento rimarrà solo sulla parte centrale, quindi giro il mio lavoro, passo la mia maglia, lavoro rovescio, quindi il giro di ritorno lo facciamo tutto a rovescio, quindi anche il gettato a rovescio, torno indietro, poi giro il mio lavoro sul dritto e andiamo a fare la ripetizione, quindi la prima la passo senza lavorare, lavoro la seguente a diritto, un gettato, una maglia dritta e un gettato, e poi faccio una maglia dritta e una maglia rovescia. Ok? Giro il mio lavoro e faccio il rovescio, quindi ritorno indietro. Lavorando tutto il rovescio, rigiro il mio lavoro sul dritto e vado a rifare, quindi una maglia gettata, una maglia la passo senza lavorare che è il vivagno, lavoro una maglia dritta, gettato, 3 maglie dritte, 1, 2 e 3, gettato, una maglia dritta e rovescio. Quindi, come vedete, la ripetizione, quindi abbiamo iniziato il nostro lavoro facendo gli aumenti.
giro di nuovo il mio lavoro e vado a rilavorarli queste maglie tutte quante al rovescio. Quindi faccio il ritorno, anche i gettati si lavorano al rovescio perché così ci formano i buchini per l'apertura, quindi il diagramma è molto aperto come punto, vedete? È molto, guardate che meraviglia. Quindi vado sul dritto del lavoro e vado a realizzare di nuovo gli aumenti, quindi la prima la passo, lavoro la seguente a dritto, gettato, questa volta dobbiamo lavorare 5 maglie dritte, quindi 1, 2, 3, 4 e 5, gettato, una maglia dritta e rovescio l'ultima. Faccio il giro di ritorno lavorandole tutte quante a rovescio e poi vi faccio vedere come continuare il punto. Quindi siamo sul dritto del lavoro, passiamo la prima maglia di vivagno, la passo senza lavorare, lavoro la seguente a dritto, poi faccio gettato, lavoro 5 maglie, 7 maglie dritte, 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7, gettato, una maglia dritta e l'ultima al rovescio. Questo sarà il nostro schema, quindi la nostra prima parte che ci forma il primo diagramma, ok? Quindi vado a girare sul rovescio e vado a lavorare le maglie per come si trovano. Sul giro seguente vi faccio vedere che dobbiamo fare il diagramma, che poi questo punto si ripeterà fino a formare il vostro scialle. Quindi vado a lavorare, a finire le mie maglie e vediamo come proseguire. Giro il mio lavoro sul dritto e vado a fare sempre il vivagno, la passo senza lavorare, lavoro una maglia dritta, gettato, una maglia dritta, ok? Poi facciamo il diagramma che ci delimita proprio il punto. Quindi facciamo gettato di nuovo e una cavallata semplice. Quindi ormai la sappiamo come fare la cavallata. Prendo una maglia senza lavorare, la passo senza lavorare. Lavoro la seguente a dritto, quella di prima la cavallo. Vado a lavorare 3 maglie dritte. 1, 2 e 3. Poi vado a fare 2 maglie prese insieme a dritto. Lavorate insieme a dritto. Le seguenti 2 maglie, poi subito dopo la diminuzione facciamo un gettato, una maglia dritta, un gettato, una maglia dritta e il rovescio. Quindi abbiamo cominciato il nostro punto. Come vedete, il diagramma è molto molto semplice. Come iniziamo, dobbiamo finire. Quindi giriamo il nostro lavoro sul rovescio e lavoriamo tutte le maglie, quindi il ritorno lo facciamo sempre lavorando le maglie al rovescio per come si trovano, anche i gettati. Ora vi faccio vedere anche il proseguo del lavoro, così poi vi rendete conto del punto. Come vedete, la prima parte è tutta liscia, quindi la parte soltanto di aumenti. La seconda parte che stiamo facendo adesso è ci sono anche, inseriamo le diminuzioni per formare proprio il punto. Quindi giro il mio lavoro sul dritto, guardate, e andiamo a rifare il punto. Quindi vado adesso a realizzare il vivagno, lo passo senza lavorare, sempre una maglia dritta, gettato, una maglia dritta, questa volta qui non saranno due, non saranno una ma saranno tre, quindi 1, 2 e 3, ok? Quindi dopo il primo gettato che noi facciamo, che rimane sempre, ok, che rimane per tutto il lavoro, il vivagno, una maglia dritta e il gettato, che rimarranno sempre il nostro inizio, andiamo a fare 3 maglie dritte, 1, 2, 3, poi facciamo il gettato
e andiamo a fare la diminuzione, quindi la cavallata. Prendo la prima maglia, la passo senza lavorare dopo il gettato, lavoro la seguente ancora a dritto, quella di prima, la cavallo su quella lavorata, ok? Poi andiamo a lavorare una maglia dritta e poi andiamo a fare due maglie dritte insieme, prese insieme, lavorate insieme. Poi facciamo il gettato, andiamo a lavorare 3 maglie dritte, 1, 2 e 3. Come abbiamo iniziato, dobbiamo finire. Quindi gettato, una maglia dritta e il vivagno che è rovescio. Quindi questo è il nostro inizio del lavoro. Come vedete, qui abbiamo formato gli aumenti soltanto, che stiamo ripetendo da un lato e dall'altro. Quindi giro il mio lavoro sul rovescio e vado a fare il ritorno. Poi sul prossimo giro vi faccio vedere come continuare. Quindi sul giro dritto andiamo a rifare una maglia, la prima la passo senza lavorare perché è il vivagno, lavoro una maglia dritta, gettato, e quindi queste 3 maglie si ripetono sempre sia all'inizio che alla fine. Andiamo a lavorare esattamente 5 maglie dritte, quindi 1, 2, 3, 4 e 5. Facciamo il nostro gettato e andiamo a concludere questo punto, il primo punto che abbiamo fatto, quindi la prima parte, con due diminuzioni contemporaneamente. Quindi vado a prendere la prima, quindi la doppia accavallata, prendo la prima senza, dopo il gettato prendo una senza lavorare una maglia, lavoro 2 maglie dritte insieme, le seguenti 2 maglie prese insieme le lavoro a dritto, quella di prima che abbiamo messo, l'abbiamo passata, la cavalliamo su quelle 2 diminuite, quindi abbiamo fatto la doppia diminuzione, quindi una cavallata doppia. Quindi dopo la cavallata doppia facciamo gettato e lavoriamo 5 maglie dritte, 1, 2, 3, 4 e 5. Facciamo il gettato, una maglia dritta e una maglia rovescia. Quindi come vedete noi abbiamo concluso la prima parte, guardate sul piano, abbiamo fatto la prima parte e abbiamo già iniziato le 2 seguenti, 1 e 2, ok? Che poi aumentando qui alla base ci forma il terzo, ok? Quindi abbiamo 1, 2 e 3, 3 diagrammi, 3 schemi. Quindi vi faccio vedere anche questo passaggio, come vedete questa che abbiamo fatto adesso, ok, si ripeterà per tutto il nostro diagramma, quindi per tutto il nostro, per tutta la nostra lavorazione del nostro scialle in pratica, ok? Quindi giro il mio lavoro tutto al rovescio, poi vediamo come proseguire, perché qui vedete adesso ne abbiamo 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7, quindi vi farò vedere come continuare. Quindi sul seguente giro del dritto, ok, noi dobbiamo andare, quando vedete che tra un gettato e l'altro ci sono 7 maglie, dobbiamo andare a fare la nostra diminuzione, quindi passo la prima maglia, la passo senza lavorare che è vivagno, lavoro la seguente a dritto, faccio il gettato, ok, e dopo il gettato dobbiamo andare a fare la cavallata semplice, quindi passo una maglia senza lavorare, lavoro la seguente a dritto, quella di prima la cavallo, ok, lavoro 3 maglie dritte, 1, 2 e 3. Dopo lavorato 3 maglie faccio 2 maglie dritte insieme, così, gettato la parte centrale, quindi una maglia dritta, gettato e facciamo di nuovo la cavallata, una cavallata semplice, 3 maglie dritte, 1, 2 e 3, 2 maglie dritte insieme, gettato, una maglia dritta e rovescio l'ultimo. Quindi come vedete automaticamente, scusate,
Quindi, come avete visto, automaticamente vi esce lo schema man mano che andate a lavorare. Ovviamente il diagramma che stiamo utilizzando adesso ve lo metterò nell'info box, così potete tranquillamente seguirlo anche leggendolo. Quindi da poterlo scaricare e tenervelo sempre a portata di mano man mano che andate a lavorare. Io proseguo la lavorazione, così vi faccio vedere man mano come cresce. Ovviamente, come avete visto, è molto molto semplice il diagramma che stiamo utilizzando, quindi non c'è niente di particolare, ma piano piano crescendo vedrete che avremo veramente un bellissimo punto. Ecco qua, una volta che avete raggiunto la lunghezza che più preferite, io considerate che ho fatto 1,50 m, quindi uno scialle di 1,50 m dalla lunghezza totale, quindi più potete farlo più grande, più piccolo, come più preferite. Questo è il nostro punto di lavorazione che si ripete dall'inizio fino alla fine. Questa è la nostra punta da dove abbiamo iniziato e, come vedete, prosegue e si alza facendo questi piccoli triangoli, questi piccoli rombi. Quindi, una volta che siete arrivati alla lunghezza che più vi piace, considerando l'estensione, possiamo andare a chiudere. Io, prima di poter chiudere, vi faccio vedere che mi sono fermata esattamente qui dove ho fatto l'ultimo rombo, anche se si è iniziato subito l'altro, però l'ultimo rombo che ho chiuso. Quindi adesso vado a fare un giro di rovescio e poi vado a fare la chiusura. Ci vediamo al recap del lavoro e alle foto del lavoro completato. Quindi vado a fare la passo senza lavorare, lavoro tutto il restante delle maglie tutte quante a rovescio, così non abbiamo il problema che si attorciglia la nostra parte superiore. Quindi, una volta fatto il giro rovescio, sul rovescio del lavoro andiamo a chiuderlo. Quindi lavoro tutte le maglie a rovescio e poi vado a fare la chiusura come la facciamo sempre. Ecco qua, il nostro lavoro è terminato, non riesco a farvelo inquadrare tutto quanto, però poi vi metterò le foto in modo tale che lo vedete tutto quanto per intero. Vi facciamo un piccolo recap, quindi abbiamo iniziato avviando le nostre maglie, le nostre 4 maglie che ci servono per fare l'inizio. Abbiamo fatto gli aumenti laterali e abbiamo costruito il nostro rombo. Una volta fatto ciò, siamo andati a costruire le altre ripetizioni. Come vedete, si ripetono sempre allo stesso modo, quindi è molto molto semplice. La particolarità è veramente semplice da realizzare questo piccolo lavoro. L'apertura la fate come più preferite, quindi non c'è bisogno di fare né calcoli né niente. La lavorazione è veramente molto semplice, vi lascio nell'info box anche il link da scaricare per quanto riguarda il diagramma che abbiamo utilizzato oggi. Per quanto riguarda il filato, ne ho consumato veramente pochissimo, anche perché mi sono rimaste le rocche praticamente intatte, quindi faremo un altro progettino con questo. Quindi come sempre il materiale lo potete reperire sul sito www.filatediscount.com. Io veramente vi ringrazio per essere stati con me in questo tutorial, spero che il progettino vi sia piaciuto. Io davvero vi ringrazio e noi ci vediamo per un altro video. Ciao!